punticini, 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 continuiamo a dare in forza. Uno, vai. Nel video precedente abbiamo visto come l'uccisione di quel drago ci potesse dare davvero tanti punti, mi sembra 74.000 qualcosa. L'unica cosa ho notato che non respawna, io credevo che respawnasse come ogni cosa in questo gioco, invece no, bastardi, lui non respawna. Quindi lo si può usare una volta sola, peccato, ma saranno passati 10 minuti, guardate ora dove mi trovo, noi eravamo qui praticamente, eravamo il drago era qua se non sbaglio, qua in mezzo, è qua credo. Spero che il mouse venga registrato, la punta del mouse. Ora ci siamo spostati in questa zona, io praticamente ho fatto questo taglio qui, qua ci sono dei nemici bastardi, sono corso qua e sono arrivato praticamente qua sotto. A dire il vero io ho fatto il giro, ho passato questo ponte qui dove c'è un grande drago, comunque si scappa, non è un problema. Ho attivato infatti questo punto qui, poi sono sceso qua, una zona bastardissima, piena di veleno che ti avvelena, poi qui abbiamo un'altra fiamma sacra che ci permette di creare il respawn. E guardate, appena qua sotto, qui è dove respawniamo, devo ancora andare a vedere cos'è quella roba là, ma ho paura a entrarci, ho paura. Però volevo farvi vedere sta roba assurda. Cavallo. In pratica, nel momento in cui passiamo qui, adesso sprinto, si crea una trappola. Se riusciamo a sopravvivere alla trappola ci dà un disastro di punti. Vediamo. Eccola qua, la luce. Giriamo di qua e ce ne andiamo. Ecco, vedete la palla. Se ne va via. Guardate in basso a destra. 1952 punti per sta cagata qua. La cosa bella è che possiamo farlo in continuazione, è sufficiente andare nella mappa, ovviamente restartiamo il punto, in questo modo si respawna la trappola e siamo nuovamente pronti per rifarla, cioè ci vogliono quanto? 30 secondi, sprintiamo un attimo, appena vediamo la luce nelle spalle giriamo a destra, ecco così. Facile, la prima volta mi ha ucciso, poi guardate altri 1952 punti, una roba pazzesca. Per chi ha la passione di farlo in continuazione si può tirare su davvero un disastro di rune. Ok ragazzi, ce n'è un altro, anche qua scendendo si è formata un'altra palla, però mi ha dato solamente 21 punti XP, 21 rune, scusate, quindi boh, non so perché il primo 1900, questo invece solamente 21. Vediamo se ce ne sono altre. No, direi di no. Questo animale qua cos'è? Ah, mi sembra cattivo, un orso davvero brutto, oltretutto. Vabbè, lo facciamo easy. Dai. Ok. Ma ha fatto proprio brutto sto orso, mamma mia. La zampetta un po' così che bom bom bom. Emboldened by the flame of ambition. Ai 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 ai. Molto ai 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 ai. Cattivo questo, Madonna. Allora, di che morte dobbiamo morire? Madonna, che botte. Ah! E basta attaccare. Ehi, ehi, ehi. Mannaccia. Ok, strano, posso... Le mie rune le ho perse. Ah no, sono lì, guarda. Devo cercare di prendere subito. Ah! E dai! Sono già morto. No, cadere di sotto! These foolish ambitions to rest.
No, raga, è troppo potente. Torniamoci indietro, perché sennò ci troviamo sempre qua dove abbiamo fatto fuori quel mega drago che ci ha dato un botto di punti XP, ru rune, chiamiamole rune. Qua sotto abbiamo il nostro bel respawn e mi sono accorto che qua dentro c'è da farmare un po' di roba, ossia dei nemici che tutto sommato lì si fa fuori, non dico facilmente, attenzione, però si possono gestire e danno un discreto quantitativo di rune. Questo qua è il primo e il più facile di tutti se riuscisse ad uscire. Dai, è un po' rincoglionito, eh. Vieni fuori. Questo ci dà 800 e passa rune. E direi che non è difficile, nonostante il nostro livello. Eccole là. 887. Non male, non male. Il problema è che ce ne sono altri 3. Adesso andiamo pian pianino. Ce ne sono altri 3. E poi uccisi questi tre, non so perché me ne sbucano altri. Vedete, uno, due, poi quello 4-4 lì. È una zona abbastanza macabra, guardate, ci sono tutti sti corpi qua. Non sono riuscito a farli fuori tutti, me ne è rimasto uno alla fin fine, dopo aver provato innumerevoli volte comunque. Purtroppo questi ti fanno attacchi velenosi e il veleno è ancora un problema per me. Ho visto che ci sono delle rune, delle cose che ti permettono di patire meno questi effetti, per esempio il veleno, il fuoco e via dicendo. Però io ancora non ce li ho. Pipistrello, mi scusi, esca fuori anche lei come il suo amico e segua il suo destino. Venga. Forza, vieni fuori qua dentro il buio, non mi piace. Ecco, questo qua purtroppo spruzza il veleno. Ciao, mi ha già quasi fottuto, no? Ok, la barra si deve riempire tutto e quando si riempie tutto ti ha avvelenato. Niente, non vuole uscire, è timido. Bisogna fare attenzione perché passa anche il muro. Il muro purtroppo è un po' così, diciamo, credo che siano bug questi, eh. Molti colpi che sferrano attraverso i muri purtroppo ti colpiscono. Guarda, 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 da dietro il muro, ma dai. Qua ne è arrivato un altro. Ah, non l'ho agganciato. Dai. Sì. Perché poi con tre colpi va a terra, quindi recupera un po' stamina e poi gli do le mazzate. Ok, siamo a due. Siamo a due, non male. Un terzo l'ho già ferito. Gli ho tolto un 30%. Guardate, adesso sono tre che svolazzano. Ne uccidi uno e ne arriva un altro, non riesco a capire. Vediamo di farne arrivare. Questo qui gli ho dato già una bella botta, quello, eh. Questo purtroppo soffia il veleno ed è problematico. Via, via, via. Guardate il veleno come esce dal muro, mortacci loro. Vai, questo è un altro ancora. Ah, sono in troppi. No, perché si è sganciato? No, 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 si è sganciato. Ma dai, ma dai. Tante volte quando ci sono i muri di mezzo ti sgancia dal nemico. Ed è una fregatura. Allora, ne ho fatti fuori due. Tra cui quello velenoso che non è male. Poi questo qua è facile. Mentre quello laggiù è il più difficile di tutti. C'ha il viso di una vecchia, oltretutto. Cerchiamo di farci fuori questo. Morto, via, 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 scappa, 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 il veleno, veleno. Ok, non mi ha avvelenato, per fortuna, se no morirei. Adesso magari l'altra si è già allertata. Sì, questa è forte. Fa malissimo e ha davvero tanta vita, ci si mette un po' a farla fuori. Ok. No, non è questa forse. Ah, l'ho persa. Peccato, peccato. L'ho sganciata, no? Ancora agganciata. Vieni. Dai. Uno, due, a terra. Ok, buono. No, non è questa quella difficile. Allora vuol dire che deve ancora arrivare. Bene, bene. Ce ne dovrebbero essere pochi ora. Eccola, forse quella? Al viso di una vecchia. Credo che sia lei, però usciamo fuori. Ah, ce ne sono ancora due, guardate, ne è sbucato un altro. Questo
Quindi ce n'è una e quello che svolazza. Facciamoci seguire da questa che svolazza. Non so che cos'è. Se è veleno. Scusi, lei mi segua. Andiamo fuori alla luce, va. Ah, questo pure il veleno. Va bene, dai. L'importante è riuscire a dargli la prima mazzata e buttarlo a terra. Niente, è tornato indietro, bastardo. E vabbè, dobbiamo andarci dentro. Oh, mi ha tolto un botto. Ok. Proviamoci. Ok, facciamo risalire la stamina. Fermati, fermati! Prima che spruzzi di nuovo il veleno, sennò siamo un po' fottuti. Ok, adesso dovrei riuscire a farlo fuori. Come non detto. Ancora un colpo. Nice. Bene, bene, rimane solamente quella più difficile ora. E poi tutto questo è nostro. Ma ce ne sono due, non riesco a capire. Cos'è quella roba lì di fianco? Scappa, scappiamo fuori. Questa non dovrebbe avvelenare, però fa malissimo quando attacca, ho visto. Ah no, avvelena pure questa, che palle. Il veleno è terribile. Mi segue, buono, buono, esciamo fuori. Sono qua, vieni, vieni. No, ce n'è ancora un'altra che svolazza, ma che è? Si moltiplicano. Ah, che incubo sta roba. Ma non so se è lei che li genera. A sto punto mi sorge sto dubbio. Ok, questo non è tanto forte. Anzi, direi abbastanza debole. Ok, anche questo è andato. Guardate quanti punti ci stiamo facendo nel frattempo, quante rune. Allora, Baldracca è qua su, però non mi piace, dovrebbe uscire questa. Niente, temo che questo ce lo dobbiamo combattere dentro perché veramente non riesco a farla uscire. Prima ci sono riuscito. Vabbè, dobbiamo entrare dentro. Ho paura che se muoio qua, però le rune. Ciao, ciao. Ok. Dai, dai, prima gli avevo dato già una bella botta. Ah, il veleno! Ok, morta e morta, finalmente ce l'ho fatta. Vediamo se posso curarmi ancora un pochettino. Ah no, mi ha già riempito perché ho ucciso tutti. Vediamo cosa ci droppa. Che sono curioso, runa aurea. Io non so neanche cosa farmene di questo, onestamente. Bene, abbiamo fatto pulizia. Mamma mia, quanto ci ho impiegato. Mamma mia, è stato difficile. Ci siamo fatti però un botto di rune. Bene, bene, adesso vediamo un pochettino che cosa possiamo andare a rubare. Io secondo me ce l'avrei fatta anche semplicemente correndo, però. Ok, dopo un'infinita scala, vedo un bel baule. Ah no, questo baule sicuramente non l'avrei potuto aprire prima di sconfiggere i nemici. Vediamo. Medaglia di Dectus. Destra. Ah, neanche un'intera, metà ce l'hanno dato. Sto medaglione qua va a sapere a che serve. Poi vediamo qualcos'altro di interessante. Perché dall'interno, qua ricado dove ero prima, dall'interno vedevo altre cosucce interessanti, però non erano accessibili. Qua c'è stata una strage di persone. Qui vedo tantissime. Oh! Ma cos'è, un nemico? Dai, così alle spalle! Porca di quella! È tutto da rifare. Piango.
E beh, ce lo famo di corsa. Ecco. Ah, mi sta avvelenando. No, non mi avvelenare, please. Ah, no, sono avvelenato. Che due palle, che due palle. Recuperiamo almeno le nostre cose. Vediamo. Ma sono in tanti. Porca. Sono potenti pure. Allora, missione recupero rune. Sono 12.000, non sono mica poche, io salterei qua. Non dovrebbero seguirmi. Lì purtroppo ci sono ancora i pipistrelloni. Qua sotto c'era un po'. Sì, che ti seguono, Dave. Qua, ecco, qua c'è qualcosina da prendere, non so cosa sia. Scappa, Dave, scappa. Ah, via, 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 via. Ok, siamo salvi. Nice, lo reputo già un successo. Basta, non seguitemi. No, no, che volete, uccellacci? Via. Scappa, Dave, scappa. Ah, aiuto. Cioè, prima quando volevo farmi seguire, sti bastardi non mi seguivano, ora mi seguono. Ma che è sta storia? Ma veramente? Tu sei anche il più scrauso di tutti. Beccati sta trambata. C'ho pure i fantasmi che mi seguono, dai. Adesso ste rune le uso, va, perché sennò ho paura di perderle. Guarda questo, guarda questo. Mi piacerebbe riuscire ad affrontare almeno un fantasma. Guarda, ci sono anche i topi. Occhio, scappa, scappa. Refugiamoci. Tanto se muoio qua, chi se ne frega. Topino, ma lei è un po' grosso, eh. Vai. Via, scappa. Ah, ancora vivo sto maledetto topo. Sapessi usare le magie. Mannaccia. Magari gli sgancerei una palla di fuoco, va a sapere. No, maledetto, è stato quella zoccola dalle spalle, bastarda di una zoccola. Vabbè, dai, comunque sia, ci siamo fatti 14.000 rune, non male, dai. Che io spenderei in un nuovo livello, almeno un pochettino. Andiamo giù di tempra, vai.